poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'app My Marche Traveling è la tua guida digitale che ti accompagnerà alla scoperta del territorio marchigiano, passo dopo passo, a partire da adeguate strutture ricettive, mettendo a disposizione varie attività e le possibili esperienze sul territorio, fino ad offrire agli utenti la possibilità di condividere le proprie emozioni ed esperienze. My Marche Traveling ti permetterà di valutare tutte le possibilità che sono attorno a te, che siano esperienze di degustazione in una cantina all'ora del tramonto o attività adrenaliniche quali windsurf o bungee jumping, insieme alla possibilità di prenotare le esperienze più esclusive a numero chiuso proposte dalle varie strutture. My Marche Traveling non è soltanto una guida alle esperienze più esclusive, è anche un fidato consigliere turistico. Grazie a uno specifico algoritmo sarà in grado di consigliarti attività, punti di interesse, esperienze da fare, in base alla loro distanza e alle tue preferenze indicate al momento dell'iscrizione. Una volta entrati, si può scegliere di visitare luoghi di rilevanza, punti panoramici, passeggiate suggestive e punti di interesse turistici come luoghi artistici, culinari o di semplice relax. La grande novità per il turista e cittadino sul territorio è quella di poter condividere un'attività specifica o un'esperienza particolare, non presente nel sistema. Tramite l'uso di immagini e la descrizione delle tappe affrontate è possibile condividere un determinato percorso con il resto degli utenti, come ad esempio la scoperta di una grotta sul Conero, un punto particolare sulla costa per lo snorkeling o semplicemente il posto ideale per una passeggiata con picnic e notte in tenda per i più avventurosi. Il tutto ovviamente ispezionato e approvato per garantirne la sicurezza e la qualità dell'esperienza condivisa. Corri a scoprire e condividere le nuove esperienze assieme a noi. Scarica l'app nei principali store. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo come sempre insieme i servizi in scaletta quest'oggi per il nostro approfondimento. Inizieremo con la preannunciata chiusura della Beco, c'è stato un incontro pubblico e poi ancora andremo ad Arquata nel cratere del terremoto dove sta arrivando un maxi cantiere con un grande investimento e poi la classifica della qualità della vita, vediamo come si piazzano le nostre province marchigiane, Marche che volano a Barcellona, vedremo il perché e ancora un corso dell'aeronautica militare per gli studenti ed infine gli chef invece che vanno a scuola per parlare di alimentazione sana. Dunque questi sono i servizi e iniziamo subito dal primo, come dicevamo insomma è deflagrata in settimana l'avvertenza Beco con la preannunciata chiusura degli stabilimenti che porterà al licenziamento di centinaia di persone, molte anche nella nostra regione. Si tratta di una vera e propria bomba sociale sulla quale in tanti stanno prendendo posizione. Il giorno successivo a questo annuncio a Palazzo del Podestà si è tenuto un incontro aperto alla cittadinanza per parlare delle possibili conseguenze che riguarderanno ovviamente anche l'indotto. A seguire l'incontro per noi c'era Teodora Stefanelli, il suo servizio dal giornale del 21 novembre. 750 esuberi nelle Marche, 1935 in tutta Italia. Una notizia arrivata da Roma come un terremoto. Esuberi e chiusure di stabilimenti Beco. Un settore, quello del bianco, in crisi da anni, ma che trova drammaticamente riscontro sugli stabilimenti di Comunanza e del Fabrianese. I sindacati parlano di un piano industriale brutale. Sapevamo che l'operazione che avrebbe fatto la Beco sarebbe stata pesante, ma non pensavamo in questi termini sia in numero quantitativo di esuberi, ma anche nei modi. Cioè la presentazione di un piano di trasformazione industriale noi non l'avevamo mai visto, è proprio una logica che non esiste. La Regione si dovrà far carico sicuramente di un impegno importante. Su Fabriano siamo preoccupatissimi perché l'area, soprattutto quella
Piegatizia verrà messa a rischio. Hanno dichiarato di voler investire 110 milioni di euro, credo in 2-3 anni, su tutti i siti produttivi, investimenti concentrati quasi esclusivamente sui prodotti e non sui processi, e noi sappiamo benissimo che sono investimenti insufficienti oggi per rendere competitivi gli stabilimenti in un settore gravemente colpito non solo dalla crisi, ma che non è più competitivo né a livello italiano né a livello europeo. Intanto a Palazzo del Podestà, dove era già in programma un incontro tra sindacati, comune e regione, per parlare della vertenza Fedrigoni, emergono le tante conseguenze negative e i danni che queste scelte porterebbero all'intero indotto socio-economico del territorio. Parlando della Fedrigoni, cessare eventualmente l'attività con un anno di cassa integrazione e in quell'anno vedere quale soluzione si possa trovare. Tutela di tutti i posti di lavoro prima di tutto, Golden Power per quanto riguarda Beko, per quanto riguarda Quartiere Emiliani, tutela anche del nostro marchio che porta il nome della nostra città e l'ha portato alto nel mondo come simbolo, diciamo, di carta, di produzione della carta di qualità. E dunque una situazione che soprattutto nel Fabrinese rischia di diventare veramente esplosiva. Adesso andiamo nell'area del cratere del terremoto, in uno dei paesi simbolo, Arquata del Tronto, con un grande cantiere per oltre 70 milioni di investimento. L'obiettivo è quello di mettere in sicurezza la collina dove sorgeva il centro storico, raso praticamente al suolo dal terremoto. Sentiamo allora Daniele Andreani dal giornale del 21 novembre. 71 milioni di euro, ammonta tanto la cifra impiegata per ricostruire il borgo storico di Arquata del Tronto. Si tratta del più grande investimento messo in campo all'interno del cratere sismico. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato lo scorso venerdì. Si punta a mettere in sicurezza e a far rinascere la frazione di Borgo, il cuore del paese che sorge sul promontorio e che insieme a Pescara del Tronto è diventato il simbolo del terremoto del 2016. Un progetto in primo in Italia per quanto riguarda la ricostruzione di un borgo ovviamente terremotato, e soprattutto è un progetto che, diciamo, come dicevo, unitario, ma ci saranno dei pozzi con dei tiranti che metteranno in sicurezza tutta la collina del capoluogo di Arquata. Ovviamente è un progetto che ha 71 milioni di euro, sistemazione delle strade, della viabilità, del versante. È un progetto che è da parte integrato, quindi adesso la gara è stata rimandata indietro dall'ANAC, quindi tutto a posto. Si partirà, ci sono 120 giorni per consegnare chi vincerà l'esecutivo, iniziare i lavori. L'azienda che vincerà l'appalto dovrà ultimare i lavori in 720 giorni, quindi fra poco più di 2 anni il centro di Arquata dovrebbe tornare a splendere. Nel frattempo la ricostruzione va avanti e sono numerose le gru, così come gli operai al lavoro, dislocati nelle 13 frazioni del comune. Questo è il nuovo edificio del comune con gli SMS solidali che abbiamo avuto. È terminato all'interno, dobbiamo andare i mobili e finire adesso di fare gli allacci esterni. Credo che per inizio anno, fine inverno, inizio, quindi febbraio-marzo, dovremo inaugurarlo e spostarci da qui e veremo qui. Poi sono qui, i cimiteri finalmente sono partiti, questo di Borgo Monumentale stanno lavorando, tante imprese locali stanno lavorando anche per le abitazioni private, ci sono anche qui lavori per quanto riguarda il nuovo acquedotto, la nuova palazzetta dello sport. E adesso parliamo della qualità della vita nelle nostre città, nelle nostre province, con la tradizionale classifica stilata annualmente da Italia Oggi. Tra le nostre province marchigiane, la prima è Ancona, che si piazza al 30° posto. Sentiamo come commentano gli stessi anconitani nel servizio di Teodora Stefanelli dal giornale del 18 novembre. La provincia di Ancona, 30° per qualità della vita a livello nazionale. A dirlo è l'ultima classifica stilata da Italia Oggi e Ital Communication con l'Università La Sapienza di Roma. Rispetto all'anno scorso ha perso 2 posizioni, ma se nel 2024 al 1° posto svetta la provincia di Milano, ecco che la Dorica resta sul podio per la salute piazzandosi 3ª. Infatti l'elenco tiene conto di tutta una serie di criteri, 92 per la precisione, dall'istruzione all'ambiente, passando per l'offerta turistica, il reddito e la sicurezza, tutti temi cari ai cittadini anconetani che si trovano d'accordo con il dire che Ancona, seppur con margini di miglioramento, è una città a misura di cittadino. È una città gradevole, piacevole, su cui se vuoi puoi trovare qualcosa, ma se non ti interessa te ne stai tranquillo. C'è qualcosa secondo lei da migliorare?
Sì, la parte sociale, dovrebbero migliorare gli eventi che aggregano le persone. È una città dove si vive molto bene. Certo, da migliorare ci sarebbe il centro, purtroppo ci sono molti negozi chiusi e questo non è una buona immagine per chi viene da fuori. La personalità, le caratteristiche dell'Anconatano è una persona che si accontenta. Il mare l'ha portato a essere abbastanza autonomo anche rispetto alle altre cittadine, ecco il discorso. Bisogna stare anche su altre città per capire la differenza. Qui viviamo così, da pensionati viviamo normale. Sia diciamo i servizi in qualche modo sono... I servizi io ne uso poco perché ho l'auto, ovviamente non lo so, insomma, ecco. Oddio, penso che sia qualcosa migliorabile, lasciamo perdere, guarda. Si chiude oggi la settimana dell'Italia nel mondo con le Marche che sono andate a Barcellona con una delegazione guidata dall'assessore Antonini. Diverse attività, tra le quali la presentazione del nuovo volo dell'aeroporto di Ancona Falconara verso la città catalana. Il servizio di Chiara Cucinella con le interviste del nostro inviato a Barcellona Gianmarco Minossi dal giornale del 21 novembre. Da Barcellona alle Marche, andata e ritorno. La Spagna è la quinta regione per export nelle Marche, per la meccanica, metallurgia, moda, calzaturiero e per questo la regione Marche vuole collegarla al meglio con l'aeroporto di Falconara. Una connessione tra Barcellona e Ancona può essere veramente importante per dare l'opportunità ai nostri imprenditori, ma anche a imprenditori catalani, perché noi promuoviamo anche l'attrazione di investimenti, ecco, l'opportunità per cercare di fare ancora di più business. E sappiamo quanto per noi sia fondamentale, per la regione, per le nostre imprese, potenziare l'export, potenziare una crescita imprenditoriale complessiva. La presentazione del volo si inserisce nell'ambito della settimana italiana del mondo, che vede protagoniste anche aziende marchigiane. Il volo è importante anche dal punto di vista turistico. C'è sì stato un incremento di turisti stranieri molto forte, ma l'afflusso di turisti spagnoli è ancora basso. Per le Marche è una sfida. La previsione nei prossimi mesi è quella di arrivare a 25.000 passeggeri diretti nelle Marche. Dobbiamo intanto lavorare sulla destagionalizzazione del turismo nella nostra regione, individuando delle linee direttrici che siano il più possibile strategiche e focalizzate, quindi poche attività che vadano tutte a convergere verso gli stessi obiettivi. Un punto di connessione è l'aeroporto di Falconara, un asse importante quello marchigiano. L'aeroporto si prepara a crescere ancora, spunta l'opzione Madrid per il futuro, un nuovo volo che potrebbe partire dalle Marche. Noi pensiamo che questa possa essere un'opportunità sia per i turisti marchigiani che per quelli spagnoli. Aspettiamo di vedere i dati dei voli, ma stiamo anche valutando una nuova rotta per Madrid. E a proposito ancora di voli, un corso dell'aeronautica militare che promuove interessanti opportunità professionali con un'esperienza teorica e pratica offerta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro e Urbino. Ma a pilotare un aereo c'era anche la nostra Silvia Barchiesi, il suo servizio dal telegiornale del 15 novembre. L'adrenalina del volo, l'emozione di sorvolare la propria città e di pilotare un aereo dell'aeronautica. Tra virate e manovre mozzafiato a 300 metri di altezza e 250 km di velocità, il sogno per 200 studenti di Pesaro diventa realtà e decolla dall'aeroporto di Fano. È qui che ha fatto tappa il corso di cultura aeronautica lanciato dall'aeronautica militare. Due settimane di formazione tra lezioni teoriche e pratica di volo. Nella fase teorica vengono dati lineamenti sulle caratteristiche del volo, sull'aerodinamica, sulla meteorologia, sulle i vari aspetti che legano tutto ciò che è il volo. La fase pratica invece voleranno con l'aeroplano, con un istruttore accanto che porteranno l'aeroplano a tutti gli effetti. E così, dopo la familiarizzazione a terra con il velivolo, tutti a bordo dell'aeroscuola dell'aeronautica UNSIA V208. E i migliori studenti del corso, con al fianco gli istruttori piloti del 60° stormo, avranno anche la possibilità di pilotarlo. Per molti, un sogno che diventa realtà.
L'aeronautica piace fin da quando sono piccolo. Sarebbe, diciamo, il sogno nel cassetto fare il pilota. E per aiutare i giovani a coltivare il loro sogno, dopo il corso e il rilascio di un attestato, l'aeronautica militare spalanca le sue porte e mette in palio anche uno stage per i migliori 3 studenti del corso. Avranno la possibilità di venire a Guidonia, che è la base del 60° stormo, e fare uno stage sugli alianti, che è un assetto che utilizziamo per l'addestramento dei piloti militari dell'aeronautica militare. Così l'aeronautica punta a portare tra gli studenti la cultura del volo e i valori del corpo. La sfida dell'orientamento, una delle missioni che ha più a cuore. Prescindere da quella che sarà la scelta dei giovani che frequentano i corsi di cultura aeronautica, il nostro intento principale è quello di farli appassionare a qualcosa, nel nostro caso appassionare al volo. E adesso un'altra esperienza scolastica, ma del tutto diversa, con gli chef che sono entrati negli istituti per un progetto dedicato all'alimentazione consapevole. Abbiamo seguito la tappa di Monte Marciano, di questa sorta di tour, con Agnese Testa di Ferro, il suo servizio dal giornale del 19 novembre. Sì, noi il messaggio che lanciamo è che anche una fetta di pane buono e fatto bene con dell'olio e GP Marche può veramente valere la pena di essere mangiato. Gli chef dell'Unione Regionale Cuochi la chiamano la merenda dei campioni ed è così che terminano gli incontri nelle scuole delle Marche, dove con la rigorosa divisa entrano i professionisti della cucina. Il progetto è buono, ma è fatto bene, mira a mettere in evidenza la stagionalità dei prodotti, non solo frutta e verdura protagonisti, ma anche la stagionalità, ad esempio, dei salumi e del pesce. L'incontro con gli chef serve anche a far rispettare le distanze, sensibilizzando sulla consapevolezza che l'abitudine a mangiare tutto l'anno fa dimenticare che alcuni prodotti arrivano da molto lontano, mentre il chilometro zero è una risorsa. Un vivo interesse alla tematica cibo e bevande è stato manifestato dagli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Monte Marciano. Molto spesso si perde quello che è il senso di mangiare bene e parlavamo appunto di biodiversità, riuscire a portare a casa nella tavola, cioè nelle nostre cucine, anche l'aspetto dei colori e della stagionalità dei prodotti è molto importante. In aula sono entrate anche 2 medaglie d'oro appena conquistate. Le indossano 2 dei 4 marchigiani che sono diventati campioni d'Italia per la cucina d'emergenza. Era effettivamente un'esercitazione nazionale e all'interno di questa esercitazione c'è stata inserita anche a livello di gara. Dovevamo cucinare 120 pasti in emergenza con le materie prime che si trovano, perché a volte è l'emergenza anche nell'approvvigionamento delle materie prime. Tra alzate di mano per fare domande e riflessioni da condividere, non sono stati solo gli alunni partecipanti alla speciale lezione con gli chef. Attenti e interessati anche la dirigente scolastica Cristina Basconi e il sindaco, consapevoli che gli argomenti trattati sono un importante stimolo di riflessione anche per gli adulti. È una bellissima iniziativa organizzata dai docenti e ci tenevo, insomma, a partecipare almeno per un po' e vedere un po' il comportamento anche dei ragazzi, perché è un tema che è molto interessante e sicuramente necessario, visto anche quella che è un po' la situazione generale oggi del rapporto con l'alimentazione. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che come sempre tornerà domenica prossima. E dunque non mi resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Nel mondo delle quattro ruote da più di 50 anni nella nostra regione c'è un nome che è sinonimo di esperienza, competenza, professionalità. Frulla. Nella sua sede di Senigallia, in via Botticelli, garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla è Clicker Point, usato garantito, fresco, sicuro e certificato multibrand. Frulla
propone un'ampia gamma di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero, possibilità di finanziamenti personalizzati e noleggio breve e lungo termine. Frulla cura al meglio tutto l'aspetto post vendita affidato a personale altamente specializzato e sempre aggiornato. Tutti lavori di officina, cambio gomme, linea, revisioni per i veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla ha inoltre soccorso stradale leggero e pesante, servizio autogru e depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-77-67-224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia, una garanzia di competenza nel settore automotive. A Giordano e Clara Frulla si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, dal 1971. Passione in movimento.